Nuova puntata di speciale TG, oggi a Studio TV nei nostri studi abbiamo Maurizio Mirra, che saluto, consigliere comunale a Battipaglia e rappresenta civicamente Forza di Opposizione. Grazie per l'invito e grazie a nome non solo mio ma di tutta Civicamente. Beh, entriamo subito nel vivo, parliamo del PUC. Oramai da giorni se ne parla, c'è stata questa presentazione, ci sono stati i primi ricorsi, c'è anche un primo input del TAR che ha rimandato tutto a febbraio. Ecco, che cosa accade? Accade che adesso ovviamente si dovrà attendere la pronuncia del TAR. Noi però non ci siamo fermati, noi siamo sempre dell'idea di portare avanti il nostro percorso di partecipazione che stiamo facendo nei quartieri. Già abbiamo fatto i nostri incontri non solo presso la sede civicamente, ma li stiamo facendo ormai da 3 settimane nei quartieri. Anche questa settimana si terrà un ulteriore incontro sempre nel pomeriggio del sabato. E perché vogliamo fare quello che l'amministrazione non ha fatto, ossia spiegare cosa prevede nel quartiere ai cittadini il PUC. Perché purtroppo questo PUC è stato calato dall'alto, non c'è stata alcuna fase di ascolto e in questo modo noi riusciremo anche a prendere le osservazioni dei cittadini e fare quello che l'amministrazione appunto non ha fatto, ossia fare queste osservazioni, veicolarle e portarle in consiglio. Se questo PUC rimarrà tale, Certo. perché poi non si capirà se questo PUC rimarrà tale, se verrà portato avanti, c'è la diatriba relativa alle competenze del Consiglio e della Giunta, addirittura parlano di modificare ulteriormente lo Statuto Comunale, il che sarebbe una forzatura enorme, a cui purtroppo, a quanto capito, si presterebbero, anche barattando la propria dignità con una logica di maggioranza, gli stessi consiglieri di maggioranza. Ecco, voi state facendo anche degli incontri per sensibilizzare la gente nei vari quartieri, che riscontro c'è? I riscontri sono buoni, c'è molta curiosità sul piano urbanistico, chiaramente è un argomento molto tecnico ed è necessario sviscerarlo e renderlo molto più intellegibile. In questo ci stiamo provando grazie al nostro architetto Giovanni Montella, ma non solo a lui, tutta una serie di professionisti che ha prestato gratuitamente le proprie competenze per spiegare cosa preveda questo piano urbanistico. Devo dire anche dal punto di vista dei professionisti, ciò che mi coglie veramente favorevole è il fatto che si vogliono spendere per la propria città, perché il PUC significa pianificare il futuro della città e quindi la vivibilità, i punti dove purtroppo adesso non possiamo dire che vi sia questa vivibilità. Come sappiamo tutti c'è mancanza di Certo. spazi verdi, di parcheggi, di aree destinate ai bambini. E purtroppo abbiamo notato che questo PUC non risolve in maniera strutturale questi problemi atavici di Battipaglia. Insomma, nonostante ci è voluto molto anni, non voglio dare la colpa a quest'ultima amministrazione, il PUC è stato tenuto per parecchio tempo nel cassetto, però sembra, lo dico io tra virgolette, che faccia un po' acqua da tutte le parti. Gli stessi tecnici che lo hanno presentato, erano un po' titubanti, almeno io ho avuto questo tipo di impressione. Sì, diciamo che questo PUC è un PUC, come devo dire, matematico, mi faccio passare il termine, cioè nel senso che risolve i problemi semplicemente calcolando ciò che manca come standard alla città e nei singoli comparti cerca di ovviare. Però stiamo parlando sempre di interventi spot a macchia di leopardo che non risolvono strutturalmente i problemi della città. Questo forse è dovuto anche al fatto che chi ha portato avanti questo piano urbanistico, il famoso consorzio Mate, con altri architetti che magari non erano nemmeno del luogo, non si è interfacciato con la realtà battipagliese prima di redigere questo piano e si è Sì. basato semplicemente su una cartografia che tra l'altro è anche carente, quello che abbiamo notato nel nostro lavoro, dove sono mischiati edifici che non erano presenti quando è stato fatto il PUC con edifici che invece già erano presenti ma non sono stati riportati. Cioè, abbiamo notato delle stranezze molto, molto evidenti, non sappiamo da cosa derivino queste stranezze. Questo ha portato ovviamente a un PUC che sulla carta è perfetto, cioè, però dal punto di vista delle esigenze che deve soddisfare non lo è. Ma può essere pure una strategia questa? O è azzardato fare un'affermazione del genere? Allora, l'amministrazione era fortemente in difficoltà su questo Sì. piano, ha venduto questo piano come un qualcosa di immediatamente pronto durante la campagna elettorale, quando pronto non era, ce l'ha dimostrato anche l'assessore Lambiase con le sue dimissioni. Quindi l'amministrazione, pur di togliersi gli schiaffi da faccia, ha forzato l'uscita di questo PUC,
anche perché dovevano appianare dei dissidi in maggioranza e quindi dovevano dare il classico specchietto, sì, per le allodole, e quindi questo book è stato fatto uscire per ovviare a un vuoto totale che ha fatto questa amministrazione non solo in quest'ultimo anno ma anche nei precedenti, quindi è stato soltanto un modo per distogliere l'attenzione su quello che non ha fatto. Ecco, voi sarete sempre vigili, diciamo, perché adesso entreremo, volente o nolente, nel vivo ancora di più, ci sarà poi il TAR che dovrà bene o male pronunciarsi, e non vorrei che si debba fare tutto da capo e seguire un altro iter. Guardi, la nostra, diciamo, abbiamo scommesso su questo, se il PUC, ecco, rimanesse uguale a quello che è o variasse per accontentare determinate esigenze che sono sorte ex post. Il nostro parere, ma diciamo una scommessa che abbiamo fatto tra di noi, che qualcosa cambierà. Cambierà perché ci sono ovviamente dei forti interessi in questo piano, ecco, urbanistico, interessi che sono anche legittimi, non sto dicendo che non lo siano, ma comunque non matchano, quindi non combaciano spesso con gli interessi della città, come sono sempre stati gli interessi in questa città. Quello che non si è mai capito in questa città, soprattutto non l'ha mai capito la classe imprenditoriale, è quello che cerchiamo di far capire, perché noi non vogliamo, non siamo contrari alla classe imprenditoriale e agli investimenti, che bisogna sempre contemperare le esigenze pubbliche con quelle private per rendere, sì, la città più vivibile. Ma d'altra parte, chiediamoci, una città più vivibile attira persone qui. Attirare persone qui significa aumentare anche il valore degli immobili. Attualmente invece abbiamo la tendenza opposta, le persone vanno via, gli immobili si svalutano, siamo passati da essere più di 50.000 a 48.000 e rotti. Questo fa capire che quello che è stato fatto fino ad oggi non ha portato ai risultati sperati. Quindi io sono dell'idea che se un'amministrazione fosse stata lungimirante, e questa non lo è, sarebbe seduta attorno al tavolo anche con i vari stakeholder sono anche i cittadini, le associazioni, certo, e avrebbe trovato una soluzione, un uovo di colombo avrebbe potuto trovare che accontentasse gli interessi legittimi dei privati con quelli della cittadinanza. Ecco, domanda cattiva la faccio io, che sono il cattivo della situazione. È stato favorito già qualcuno? Guardi, qualcuno è stato favorito, ma secondo quello che erano le norme, quello che potevano, certo, fare, ovviamente, qualcun altro è stato sfavorito, magari, tant'è che poi abbiamo avuto questo ricorso, perché probabilmente c'erano delle cose che non andavano secondo qualcuno. Non so che questo ricorso sia legato direttamente a qualcosa del genere, però è vero che solitamente chi fa un ricorso, e soprattutto quando uno stakeholder fa un ricorso, non penso faccia un ricorso soltanto per motivi ideali, ma anche perché vengono toccati degli interessi che, dico sempre, sono legittimi, però, certo, ovviamente è stato anche colpa dell'amministrazione che magari non si è interfacciata con gli stakeholder cercando quindi di trovare un equilibrio fra i vari interessi in gioco. Ma politicamente la maggioranza secondo lei è compatta su... Diciamo che abbiamo diversi settori della maggioranza, abbiamo un gruppo di fedelissimi del sindaco che sono quelli che già erano presenti nella precedente consigliatura. Facevo sempre il riferimento al PUC, cioè, potrebbe addirittura essere l'argomento così importante che se non ci si trova la quadra giusta può far traboccare il vaso e arrivare... Questo è un problema che secondo me non si troverà sempre una quadra, perché, ecco, purtroppo quello che manca a questa maggioranza, e lo dicevo nella conferenza stampa che abbiamo fatto dopo il primo anno di attività, è la dignità. Non c'è dignità nel comprendere che questa amministrazione sta rovinando la nostra città. Sta portando a un'involuzione che è pericolosissima, perché per risalire dalla china dove ci hanno portato ci vorranno almeno altri 10 anni, ma di ottima amministrazione, e penso che a questo punto a guidare non sia, diciamo, la volontà di migliorare la città, ma sia purtroppo soltanto la volontà di tutelare dei determinati interessi. Senza fare nomi, non entriamo nello specifico, poi quando magari l'iter... sarà ancora più... Ma lo abbiamo visto, completo. Basta scorgere l'albo pretorio del comune di Battipaglia e cercare di capire dove sono andate a finire delle approvazioni di determinate concessioni, ecco, edilizie, anche in deroga. Va bene, altra patata bollente degli ultimi giorni, noi abbiamo fatto anche una trasmissione ad hoc, quasi un po' prima di tutti, non voglio essere presuntuoso, ma è stato così, è il cimitero. Il cimitero è un problema annoso, ormai sono 12 anni che va avanti il problema del cimitero, e anche qui l'amministrazione ha molte colpe.
ha molte colpe perché ha lasciato languire il problema per diversi anni, si è incancrenito il problema, tant'è che ci sono stati numerosi ricorsi da parte dei cittadini e ciò ha portato ovviamente a non risolvere due problematiche in ordine di importanza. La prima a chiudere l'ultimo lotto, sì, tant'è che tante famiglie che hanno anticipato i fondi per le concessioni attualmente non trovano nemmeno un degno luogo di sepoltura, ma soprattutto chi invece ha già avuto la propria edicola non ha avuto la restituzione di quanto era aspettante perché praticamente si è fermata l'iter di affidamento, quindi dell'ultimo, sì, lotto, non si sono riusciti a chiudere i lavori per quello lì e per le opere compensative necessarie a supporto, perché accanto a quello, ricordiamo, c'era un altro lotto di soli terreni dove i concessionari potevano a spese loro costruire l'edicola e quindi non chiudendosi questo cerchio non si è riuscito a dare la restituzione e intanto il problema più grande è successo in questi ultimi mesi ma anche negli anni, ma specialmente in questi ultimi mesi, che c'è stato un grosso aumento delle materie prime con un incremento dei costi che porterà ovviamente alla riduzione del corrispettivo che verrà restituito alle famiglie. È chiaro che qui c'è uno scontro di due problematiche. La prima è che si è siglato un contratto in cui si era stabilito una determinata restituzione, dall'altra probabilmente questa restituzione non si potrà fare e il Comune dovrà ovviare con fondi propri, ovvero della collettività, a questa mancanza. Quindi creeremo un danno nel danno alle famiglie e alla collettività. Quindi in ogni caso dovrà essere affrontato questo argomento, questa problematica da parte dell'amministrazione comunale. Speriamo presto, insomma. Lo speriamo anche noi, ma questo è come parlavamo prima, quella questione del PUC, si lascia languire la situazione, sì, fino a quando arrivano schiaffi da tutte le parti e quindi si cerca di arrabattare una soluzione all'ultimo momento che sembra una soluzione sbagliata, perché quando si arrabatta non si trova mai una soluzione. Sembra un po' quasi la strategia dell'amministrazione che non vuole affrontare i problemi. Del resto purtroppo accade anche altrove, non è solo battipaglia, insomma. Sì, ma allora indicatore di quanto non produca la nostra amministrazione sono i social network. Se andiamo a guardare i social network dei sindaci degli altri città che sono, sì, non solo a fianco a noi ma anche in altre realtà, vediamo che ogni giorno c'è un qualcosa che dice oggi ho creato questa cosa per la città, domani ho fatto questa iniziativa, dopodomani. Se si vede il social network del nostro sindaco, ci sono soltanto inaugurazioni e partecipazioni a iniziative di terzi, sì, ma niente di proprio dell'amministrazione. Questo semplice indicatore che possono guardare tutti ci indica appunto che questa amministrazione non sta producendo niente. Va bene, proseguiamo. Comunità energetica, un'idea di Civicamente? Sì, questa idea è stata di Civicamente, portata avanti dall'ingegnere Rosario Lacerra, un ingegnere elettrico che fa parte di Civicamente, è una persona che ha la mia massima stima e amicizia, conosciuta tra l'altro in campagna elettorale, sì, quindi è stata una di quelle belle conoscenze che si fanno grazie alla politica, quella bella. Le comunità energetiche ormai sono una realtà in diversi posti d'Italia e all'estero ovviamente. Cosa prevedono? Prevedono che privati, quindi singoli come me, come lei, piccole e medie aziende, enti pubblici, si mettono insieme per sostenere gli investimenti per la produzione di energie da fonti rinnovabili, quindi non solo fotovoltaico ma anche mini eolico, sì, solare termico e così via, condividendo in questa comunità l'energia per autoconsumo. In questo modo si fa meno ricorso all'energia prelevata dalla rete, come sappiamo costa molto e produce anidride carbonica, quindi i famosi gas serra che ci stanno portando a questi effetti climatici che stiamo vivendo tutt'oggi. E in più comporta anche una riduzione dei costi a favore di chi partecipa alla comunità energetica, ma anche quando dobbiamo prendere quella piccola quota di energia dalla rete, noi siamo un gruppo di persone che può dare contrattualmente, può avere degli sconti maggiori rispetto al singolo cittadino. Le comunità energetiche stanno in diverse forme giuridiche, si stanno favorendo in tutta Italia, anche grazie a una normativa che le sta spingendo, sì, e quindi abbiamo proposto all'amministrazione comunale di essere promotrice di una comunità energetica qui a Battipaglia, approfittando tra l'altro anche di recenti finanziamenti del Ministero dell'Ambiente, ex Ministero della Transizione Ecologica, che prevede l'installazione quindi di pannelli fotovoltaici, ma anche tutta una serie di interventi per mitigare i consumi ai comuni. Tra l'altro anche il Consip sulla vetrina del mercato elettronico sta portando avanti per facilitare questi acquisti una politica a favore degli enti locali. Quindi tutto sta andando in questa direzione, tranne il nostro comune che va in una direzione opposta. Ecco, le bonifiche delle discariche, cioè quella di Castelluccio, io ricordo che oramai se ne parla da 30 anni, forse qualcosa in più, ce ne sono state altre, sempre per emergenza, ma
le bonifiche poi non sono mai, seppure sono state avviate, non sono mai state portate a termine. Sì, questo è un problema annoso perché stiamo parlando dei siti di stoccaggio temporanei che dovrebbero essere bonificati. C'erano stati anche dei finanziamenti per bonificare questi siti di stoccaggio, tranne quello del Castelluccio, dove c'era anche l'opzione non della bonifica ma della copertura, quindi della messa in sicurezza, cioè significava l'immondizia continuava a rimanere là. Quindi già in campagna elettorale ci fu per noi una forte polemica perché non si era fatto nulla per cercare di raggiungere questi finanziamenti che avrebbero permesso solo a Battipaglia di bonificare quella discarica, unico caso in tutta la campagna in cui si prevedeva la copertura. Poi c'è stata la notizia di qualche giorno fa che questi fondi sono stati dirottati su altri interventi perché si rischiava, non essendo in tempo di portare l'iter burocratico avanti, si rischiava di perderli addirittura perché provenienti da fondi europei. Si è impegnato, so che l'assessore regionale all'ambiente, l'onorevole Fulvio Bonavitacore, si è impegnato a ovviamente trovare altri finanziamenti con i prossimi fondi europei per coprire quindi ciò che non è stato perso con i precedenti, tant'è che martedì 8 sarà nella Commissione Ambiente convocata dal Presidente Luigi Da Campora proprio per parlare di questo punto e noi saremo interessati a capire cosa vogliono fare, più che altro perché ci teniamo moltissimo a risolvere questo problema che ci trasceniamo ormai da decenni. Ecco, speriamo che si faccia qualche passo avanti, insomma, e che si arrivi veramente poi alla bonifica completa di tutte le discariche. Saremo vigili. Ecco, ci avviamo verso il Natale. C'è un bando, è stato fatto qualche giorno fa dal Comune per le varie iniziative. Che succede? Allora, il Comune non è che ha fatto più che altro una manifestazione di interesse per sì. eventuali associazioni, sì. privati, gruppi, cioè associazioni di associazioni diciamo di categoria che volessero partecipare al Natale. La programmazione rispetto agli anni scorsi dove si faceva inizio dicembre, sì. già c'è stato un passo in avanti che ad inizio dicembre l'abbiamo fatta a metà ottobre, diciamo. Siamo ancora lontani da come fanno i comuni più avanzati che fanno la pianificazione di Natale un anno prima, però man mano penso che fra 10 anni questa amministrazione potrà riuscire ad avere una pianificazione fatta per tempo. Chiaramente tutto dipende da quello che proporranno le associazioni, ovviamente con i mezzi a loro disposizione. Noi avremmo magari voluto che si partecipasse prima anche per intercettare i fondi regionali proprio che permettono di fare questi eventi ogni anno e che per esempio, non sto dicendo chissà dove, ma Eboli l'anno scorso è intercettato e ha fatto comunque delle iniziative per Natale abbastanza pregevoli. Spero che quest'anno vada meglio, incitiamo ovviamente anche i commercianti oppure comunque le associazioni a partecipare per rendere un Natale più allegro. Devo dire che l'amministrazione più di tanto non si è sprecata nel darsi da fare e ha demandato come sempre agli altri le iniziative da fare. Un po' insomma come accade per tutto quasi, sembra. Sì, sì, sì. Si demandano, vedi, le manifestazioni si fanno gli altri, il sindaco partecipa e si fa le foto, gli interventi culturali li fanno gli altri, il sindaco partecipa e si fa le foto, però poco nasce dal comune se non in maniera sporadica. Non è molto attivo su certe cose questo? No, diciamo che manca la spinta, teoricamente il vertice politico dovrebbe essere quello che spinge tutti, spinge gli assessori, spinge i consiglieri, motiva una squadra, diciamo che comunque una squadra, la squadra dell'amministrazione è una squadra che va motivata perché stiamo parlando di gestione di risorse umane, la stessa cosa è la macchina comunale, quando chi guida non sa nemmeno che strada intraprendere, è normale che poi ognuno va per la sua strada e non si ottengono risultati uniti. Effettivi. Sì. Da qualche settimana invece avete avviato questa iniziativa delle casette dei libri qui a Battipaglia? Una novità, chiamiamola così se possiamo. Una novità qui a Battipaglia, ma è un qualcosa che abbiamo visto, per esempio l'ho visto in altri comuni in passato, me ne hanno raccontato ormai che all'estero si fanno da decenni. Guarda, è stata anche una scommessa perché all'inizio pensavamo che non potesse funzionare, che magari i libri venissero tolti così senza motivo oppure la casetta vandalizzata. Invece la cosa che mi ha riempito il cuore è che quindi penso che questa città, nonostante quello che dicono loro, c'è una speranza se viene veramente un input che inciti i cittadini a dare il meglio di sé, e che la casetta dei libri è costantemente frequentata in qualsiasi ora del giorno e della sera e i libri vengono scambiati con una certa rapidità. Questo ci ha reso felici, una piccola cosa ovviamente, stiamo parlando di una piccola iniziativa che abbiamo fatto come associazione, quindi ovviamente non pretendiamo che possa cambiare il corso in una città dove manca la biblioteca ormai da diversi anni.
però proprio perché ci è piaciuta, è andata bene, ci è stata chiesta anche da altri quartieri, quindi la replicheremo nelle prossime settimane in altri quartieri, sempre con l'aiuto di chi ci risiede in quei quartieri, perché il nostro scopo, al di là di realizzarle, certo, è creare quella cittadinanza attiva che voglia bene al proprio territorio, perché lo diciamo sempre, la prima sentinella del territorio è il cittadino, e se tutto parte dal cittadino, diciamo in una logica bottom up, quindi verso l'alto, avremo la possibilità di un miglioramento della città, perché il cittadino si sentirà partecipe e padrone di tutto quello che c'è fuori dalla porta della sua casa. Ecco, ci avviamo verso la conclusione di questa trasmissione. C'è qualche iniziativa nuova di Civicamente da lanciare? Sì, inizieremo a breve con altre due iniziative da un punto di vista strettamente politico, perché abbiamo delle proposte fatte sia dal Comitato, dalla Commissione Pari Opportunità che abbiamo realizzato, quindi dal Dipartimento per le Pari Opportunità, perché siamo strutturati in dipartimenti civilmente, perché in questo modo riusciamo a dividerci meglio i compiti, e sia da quello di amministrazione pubblica sulla digitalizzazione. Proporremo e a breve protocolleremo, e ci sarà la presentazione, di una idea per uno sportello imprenditoriale femminile, per favorire quindi le iniziative imprenditoriali, per guidarle, magari per chi voglia partire da zero, sì, e un corso di alfabetizzazione informatica per chi ne ha bisogno, soprattutto per le persone un po' più anziane che magari non hanno tanta dimestichezza con il mezzo informatico. Questo già lo proponemmo con una richiesta di variazione di bilancio, quando c'è stata la votazione del bilancio della previsione, però la maggioranza bocciò questa iniziativa perché disse che non c'era un progetto sotto. Poi è bello, vorrei vederli i loro progetti, però non lasciamo perdere. A questo punto il progetto gliel'abbiamo fatto con la contestuale variazione di bilancio, si tratta di cifre veramente irrisorie per un bilancio come quello del Comune di Battivaglia, però che potrebbero dare quella marcia in più per far partecipare i cittadini e chiaramente colmare dei gap che purtroppo nei nostri territori sono presenti. Bene, per concludere io le faccio questo tipo di domanda, se fosse sindaco, una priorità, una problematica da risolvere in brevissimo tempo? Io penso che se fossi sindaco una priorità che dovrei risolvere in brevissimo tempo sarebbe quella di vivere la città e vivere in mezzo ai cittadini, per capire quali sono le esigenze più spicciole, perché spesso manca proprio il minimo, l'ABC. Abbiamo visto dei sindaci, soprattutto questo sindaco che si vede per strada soltanto durante le campagne elettorali, poi scompare, e questo manca alla città perché non c'è confronto, non c'è condivisione. Io penso che tutto parte, come dicevo prima, dalla condivisione delle esigenze, sì, della città, quindi stare per strada in mezzo alle persone, far ripartire di nuovo gli organismi di partecipazione e spingere sulla cosa più importante, che è quella della vivibilità. Vivibilità sta per pulizia della città, che attualmente è carente, tant'è che non abbiamo visto, ne abbiamo criticato nel mancato rilancio di Alba e nella meccanizzazione per la pulizia della città, che soprattutto in estate ha livelli di fetore insopportabili, ma soprattutto la manutenzione del verde, la creazione di spazi dove i bambini possano vivere, dove possano giocare, sì, e soprattutto di tante iniziative che possono far sì che le persone che magari non possono permettersi di uscire dalla città possano viverla, ma anche chi può permetterselo possano viverla. E abbiamo fatto ad esempio quella proposta in passato, che qualche settimana fa all'ultimo Consiglio Comunale, di chiudere al traffico il centro cittadino, sì, in determinati giorni, per permettere alla città di vivere, di sentire l'odore della propria città e non di percorrerla soltanto con una macchina per una strada in maniera settica. Vivere la città è fondamentale, dobbiamo amarla Battivaglia, che Battivaglia ha tante forze e energie positive che devono solo, dobbiamo essere in grado di far riuscire a esprimere. Secondo me il compito che mi porterei come sindaco, se lo fossi, sarebbe quello di far uscire il meglio che questa città ha, e ti dico che il meglio questa città ce l'ha, perché ho conosciuto tante persone straordinarie che, se messe a servizio di questa città, la renderebbero bellissima. Ecco, evitando poi che i cervelli, come si dice tra virgolette, sì, vadano via da Battivaglia. I cervelli buoni spero che rimangano qua, quelli che hanno rovinato Battivaglia, noi siamo sempre per l'idea che possano andare via senza problemi. Va bene, c'è qualche altra cosa, qualche altro argomento che non abbiamo toccato? No, gli argomenti essenzialmente sono questi, come dicevo, che ho toccato marginalmente, quello della gestione della pulizia e della manutenzione, che sta suscitando tanti problemi e tante lamentele insieme a quello dell'illuminazione pubblica. Interi quartieri, come dicevo, sono al buio anche perché il bando sui PICS per l'illuminazione, sì, pubblica ormai langue da
da anni, nonostante siano passati ormai più di 3 anni con il rischio di perdere anche il finanziamento. Lì rientrerebbe il discorso dell'ottimizzazione energetica, perché un impianto moderno con una centrale operativa centralizzata consentirebbe di controllare e anche modulare l'illuminazione pubblica in città, con risparmio anche per le tasche del comune. Noi comunque paghiamo quasi 900.000 euro all'anno solo di energia elettrica. Poi c'è questa crisi. Poi con questa crisi aumenteranno ulteriormente questi costi. E sono costi che noi sosteniamo togliendoli altri servizi, togliendoli magari a servizi di natura sociale, di natura culturale, al trasporto pubblico. Diciamo che manca la gestione del buon padre di famiglia che guardi lontano, cioè come quel padre di famiglia che pensa ad oggi a risparmiare qualcosa e non andare tutti i giorni al ristorante perché un domani vuole far laureare il figlio. Purtroppo questa amministrazione questa visione non ce l'ha, ed è quello che vorremmo ci fosse in questa città. Bene, chiudiamo qui questa trasmissione e diamo appuntamento anche al consigliere Mirra di Battivaglia, di Civicamente, di ritornare nei nostri studi prossimamente. Grazie per l'ospitalità.